Radio Linea Agrigento, le 18:35 minuti primi su Radio Linea Agrigento e Belli Show di questo martedì 20 gennaio 2015. Insomma, una giornata ricchissima, una puntata piena di ospiti e soprattutto adesso andremo anche a condividere un evento particolarmente interessante, perché io voglio intanto salutare e ringraziare per essere qui su Radio Linea Agrigento nei nostri studi il nostro amico Sal Cacciatore. Buon pomeriggio, Sal. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio a te. Allora, con il nostro ospite che è venuto insieme a Franco Licausi, però cerchiamo prima di conoscere meglio Sal Cacciatore con la scheda che ci legge Ninfa. Sal Cacciatore, polistrumentista, suona tromba, fisarmonica, pianoforte e chitarra, ha studiato presso il Conservatorio di Palermo ed ha conseguito il quinto anno di pianoforte ed il diploma in tromba. Ha collaborato con i migliori artisti nazionali e internazionali, tra le agenzie più importanti anche con la Selection. Quest'ultima ha suonato sulle navi da crociera per eventi importanti come l'inaugurazione nel novembre del 2014 della nuova ammiraglia Costa Diadema e ha ricevuto i seguenti premi: premio il Satiro Bronzeo, il premio Liolà nel gennaio 2007 e nei giorni scorsi è uscito un documentario sulla sua vita dal titolo L'Uomo Orchestra. Questo è Sal Cacciatore, per avere un po', come dire, raccontato del suo sicuramente un curriculum abbastanza elevato. Quindi, Salvo, da cosa iniziamo? Perché qua c'è veramente tanto da parlare. Voglio anche salutare Franco Licausi che ti accompagnerà in questo evento. Buonasera a tutti. Oggi pomeriggio siete distanti dal microfono, quindi dovrete assolutamente avvicinarvi, altrimenti anche chi ci segue non sente la vostra voce. Invece io vi voglio protagonisti anche parlando un po' di voi, ma soprattutto iniziando con Sal Cacciatore, che è un musicista da quanto tempo? Da quando sei nato particolarmente, potremmo dire questo? Direi proprio di sì. Io ho avuto anche il piacere di osservare il tuo ultimo lavoro, che un po' racconta di te, quindi racconta proprio che tu, insomma, sei un musicista ed è un po' una cosa tramandata, anche perché, insomma, tuo padre anch'esso era musicista. Sì, esattamente, è una cosa di famiglia, tra virgolette, perché i miei zii, mio padre, insomma, sono nato in un contesto assolutamente musicale e credo che questa cosa è stata importantissima per il mio percorso, perché da piccolo sentivo appunto suonare a casa mio padre e mi incuriosiva tantissimo, la musica già da piccolissimo mi attraeva tantissimo, quindi sicuramente devo dire grazie alla mia famiglia. Ecco, io tra le varie immagini che ti ritraggono ne ho scelta una che poi è quella che è stata postata come evento, che ti ritrae insieme a tantissime trombe. Tu quest'oggi sei qui con una tromba, anche se poi, insomma, suoni tantissimi altri strumenti. Sì, ho questo dono, tra virgolette, quello di suonare tanti strumenti da sempre, da piccolissimo. Diciamo che la tromba l'ho scoperta dopo, perché all'inizio ero molto attratto dagli strumenti a corda, come la chitarra, il basso elettrico, poi le tastiere, poi cominciai a studiare seriamente, quindi in conservatorio, il pianoforte. Il mio strumento era il pianoforte, avevo conseguito il quinto anno, poi stavo studiando, approfondendo il programma dell'ottavo anno, ma è stato lì che ho scoperto quella tromba, me ne sono innamorato, poi è diventata la mia compagna definitiva, il mio strumento principale. Ed è da lì che poi nascono tantissime tue produzioni, tantissime tue eventi che fai un po' per tutta la Sicilia. È anche curioso un po' andare a riscoprire come tu sei stato protagonista nell'inaugurazione di una nave crociera, insomma sei stato lì a suonare. Questa esperienza sicuramente è stata molto bella, ci racconti qualcosa oppure magari... Sì, certamente, un piacere. Intanto com'è che ti sei ritrovato in questa situazione? Esatto, io il potere della musica e la cosa bella, la bellezza della musica è anche quello di essere a contatto con tanti musicisti ed avere tanti amici, ecco. Quindi ho avuto modo di conoscere un bravissimo musicista che si chiama Calogero Clementi, lui è il band leader della musica delle orchestre sulla Costa Crociere. Avevamo collaborato prima insieme, poi mi chiamò per fare, insomma, una cosa un po' particolare. Da lì poi è nato un po' tutto, ho conosciuto l'agenzia, ho conosciuto i manager, insomma mi hanno proposto poi anche altre cose
anche quest'ultimamente è stato suonato con Calogero, la Night Out Band, è stato sicuramente importantissimo perché si parla dell'ultima nave della Costa Crociera, una nave ammiraglia, la più grande, la più lussuosa direi. Abbiamo fatto una bellissima inaugurazione, abbiamo suonato proprio nel momento dell'inaugurazione. Allora, questo è successo dove? In che località? Abbiamo fatto le prove a Venezia, a Fincantieri, poi abbiamo fatto l'inaugurazione a Genova, nel porto turistico di Genova. E quindi da lì poi insomma hai vissuto questa anche ulteriore esperienza che è sicuramente stata positiva. Volevo anche salutare l'amico Franco Ricausi che insieme con te quest'oggi ci regalerete un bellissimo evento perché andrete a un po' divulgare quello che è il vostro, la vostra musica, quindi un po' andremo a scoprire i vari generi, un po' una storia, un percorso musicale che vi siete imposti di fare quest'oggi nel nostro live. Diciamo che quando mi hai chiesto di fare anche un live durante questa intervista ho pensato subito a Francesco, con lui c'è veramente una grandissima amicizia prima di tutto. E poi devo dire che anche lui è un polistrumentista, grande artista e principalmente un figlio d'arte, perché ricordiamo che suo padre, il maestro Ricausi, scrisse nel 1950 la canzone. Magari ti cedo un Francesco, Franco, raccontaci un po' invece il tuo percorso artistico, insomma sei un figlio d'arte. Esatto, siccome diceva Sal, sono un figlio d'arte, figlio di Franco Ricausi, il compositore di Pittina Crozza. Sappiamo tutti che Pittina Crozza è l'inno siciliano del mondo. È stato scritto praticamente nel 1950 per il film Il Cammino della Speranza, dove mio padre musicò un testo di antichi favaresi minatori, che erano delle frasi messe assieme, tipo una mezza poesia, che mio padre musicò. E ne nacque questo ormai siciliano. Esatto, sì, siamo riconosciuti in Pittina Crozza. Quindi un complimento maggiore va ovviamente a Franco e ovviamente anche al papà che insomma ci ha regalato e ci ha donato questa traccia indelebile, ricordiamo. Allora voi avete scaldato un po' i motori, ho visto nel backstage precedentemente alla nostra. Sì, ovviamente ci teniamo a precisare che siamo in una formazione inusuale perché in acustico siamo completamente in acustico, però sì, effettivamente non abbiamo nemmeno parlato di cosa suonare oggi qua, come hai visto poco fa abbiamo deciso proprio un minuto prima, perché io penso che il jazz poi è anche bello per questo, cioè non organizzare, non pensare troppo, ma puntare sulla naturalezza, sull'istinto, un po' come le interviste che sono a braccio, non ci sono delle domande schematiche, ma viene fuori tutto naturalmente. Esatto, e quella cosa particolare nasce proprio da questo, dalla libertà. Ecco, la libertà di espressione, di voglia di fare, di creare, insomma, siete dei creativi anche voi, allora io vi vorrei anche concedere adesso l'onore di essere protagonisti con un primo brano, parlo di questo percorso che stiamo per fare. Ok, allora con lui mi lega anche tantissimo il fatto di condividere una delle mie formazioni importanti che ho creato precedentemente, che è stata una Dixie Band. La band Dixieland, stiamo parlando di una band che ripropone un repertorio degli anni 30, quindi proprio del jazz tradizionale. Quindi proponiamo un brano che si chiama Out of Me, riproposto in una chiave un po' Dixie, quindi proprio molto rudimentale, visto anche la nostra musica, ecco. Perfetto. Quindi Out of Me per voi. Bene, al Baby Show, Sal Cacciatore, Franco Ricausi, Out of Me. Thank you.
alla classica, diciamo, storia americana. Al classico ambiente antico americano, con le faccine della Coca-Cola, quelle tutte festinate. Poi gli anni 30, diciamo che sono quegli anni in cui in America c'erano delle particolarità, insomma il jazz andava per la maggiore. Rivivere un brano, un successo di questo genere sicuramente fa molto piacere. Io voglio ringraziarvi perché poi, insomma, qui al Baby Show sulle Rivine sono passati tantissimi personaggi. Noi abbiamo avuto anche Gabriele Cialneri, che è un grande talento del Goe, che tu sicuramente conosci. Quindi anche in questo senso, insomma, vivere gli strumenti in un live radiofonico come conosciamo già gli Unplugged. Se mi permetti due parole, io infatti volevo farti un complimento pubblicamente, perché anzi un applauso, perché ho seguito più volte le tue puntate. Devo dire che qualcosa di leggero, di importante, perché è una trasmissione, come vedo, dedicata agli artisti molto spesso locali, come certo. Milone. Ho visto Francesco Cuzzurro, ho visto insomma gente del Gio Castellano, vuol dire in realtà le nostre realtà musicali importantissime. Quindi una bellissima idea, perché con questo promuovi e con questo metti in risalto quello che sono le nostre, insomma, particolarità musicali. Quindi veramente veramente complimento, Baby, perché stai facendo qualcosa di bello. Io ti ringrazio, così come voglio ringraziare anche colui il quale in un certo qual modo ci ha accomunati, cioè Tiziano Cicarelli, sicuramente amico, che insomma voglio salutare. Così come voglio salutare, l'abbiamo sentito prima, nel frattempo voi stavate preparando, Lello Lanfino, che abbiamo sentito con Coach D'Amore, che questa è una grande... Approfittiamo e lo salutiamo. Ciao Lello! Lo salutiamo! Ciao Lello, carissimo, speriamo... Tra l'altro suo fratello è il bassista del Giuseppe. Ecco, quindi allora insomma lo conoscete abbastanza bene, questa sua Coach D'Amore gli sta veramente spopolando. E così come abbiamo anche avuto il piacere di sentire Ivana Baldo insieme a Dennis Baldacchino, due giovani che hanno nel sangue la musica dance e la sanno fare con molto stile e sono molto bravi. Quindi saranno ospiti anche loro la prossima settimana. Io direi di continuare, perché il bello della diretta è proprio questo, poi seguire e gustarsi un live. Quindi voglio lasciare ancora la parola, però voglio sentire cose che fate adesso. Voglio sapere, ecco. Allora, noi... anche perché stiamo facendo un percorso, quindi siamo partiti dagli anni 30, del classico jazz. Un altro progetto importante, un altro mio progetto importante, è una Latin band, si chiama Sal Cacciatore Latin Train Band. Con questo progetto andiamo ad affrontare la musica latina, quindi la musica latina unita al jazz. Da questo il Latin Jazz. Latin Jazz. È una mia grandissima passione, perché è una musica piena di energia, una musica piena di vita, nello stesso tempo una musica anche molto completa a livello di arrangiamento musicale, molto libera, perché quindi c'è molto jazz. Ricordo un gruppo, gli Irachere, che hanno dato un contributo veramente importantissimo nella storia della musica, che univano appunto le due cose, la parte, la ritmica cubana, la ritmica latino, con un altro tipo di sonorità, un altro tipo anche di arrangiamenti, che era il jazz, da qui il Latin Jazz. Essendo molto attratto da questo genere, vi facciamo ascoltare un brano che si chiama Samba for Carmen, sempre in acustico, sempre con Francesco Licausi. Samba for Carmen. Al Baby Show, Sal Cacciatore, Franco Licausi.